Si è conclusa a Bari in Camera di Commercio la quarta tappa del Road Show nazionale dal titolo Google Digital Training, finalizzato ad ascoltare la voce degli imprenditori sui temi del digitale e offrire formazione gratuita sull'uso di Internet. Oltre 400 le imprese che hanno raccolto la sfida per diventare digitali, dalla bottega artigiana alla cantina vinicola, dalla fabbrica di imballaggi al forno tradizionale, dalla cartoleria allo studio di design. Ognuna di loro ha fatto formazione in sala, incontri one to one con esperti di Google su come avere un sito internet o comparire sulle mappe, essere riconoscibili sui social network o sui motori di ricerca. I Google Digital Training sono incontri sul territorio organizzati da Google con il sistema camerale per ascoltare le voci degli imprenditori locali e offrire formazione gratuita sull'uso di internet. Questa formazione riguarda principalmente alcuni dei temi fondamentali per costruire la propria presenza in rete, la creazione di un sito web, le mappe digitali, l'avvio dell'e-commerce, ma anche la promozione della propria attività sui motori di ricerca e altre piattaforme per trovare nuovi clienti. Il progetto ha un obiettivo semplice, che è quello di raccogliere e conoscere in prima persona le esigenze e i dubbi degli imprenditori, confrontarsi e offrire degli strumenti che siano concreti e di facile uso anche per chi non ha molta esperienza. In Italia sono ancora molte le aziende che non sanno come muoversi sul web e perdono così una grande opportunità, perché sappiamo che oggi essere in rete significa essere visibili a tutto il mondo. Il grosso problema delle imprese del nostro territorio è quello di superare il gap digitale che esiste, che le impedisce sicuramente di crescere e di affermarsi sul mercato. Il sistema camerale e la Camera di Commercio di Bari sono molto sensibili al problema e quindi hanno già ospitato in passato l'esperienza di Crescere in Digitale, Eccellenza in Digitale, dove aziende contattate nel settore ovviamente sono state portate a espandere la propria presenza all'interno degli strumenti telematici e informatici.